L'audio, Nicola? Vai. Eccomi, mi sentite? Sì, bene, vai Nicola. Bene, Non abbiamo il salve a video, tutti. vedi tu. Sì, io sto cercando di... ecco qua. Salve a tutti, salve a tutti. Io sono a Colonia, qui nella fiera, nella Lanuga, con la delegazione campana, quindi ho chiesto di intervenire subito perché praticamente poi ho delle riunioni, ma mi faceva piacere lasciare il mio saluto. Intanto saluto Ettore, saluto Teresa, ho ascoltato attentamente l'intervento di Matteo e condivido in pieno. Vorrei però fare alcune osservazioni. Intanto penso che noi, piuttosto che parlare dei 5 Stelle, dobbiamo iniziare a parlare un poco di noi. La nostra forza, la proposta politica che abbiamo messo in campo qualche anno fa ormai. E dobbiamo però dare struttura a questa nostra proposta. Il lavoro che Ettore sta facendo sui territori è enorme, ma manca ancora quell'aspetto organizzativo che dobbiamo consolidare. Spero che nei prossimi mesi possa essere fatto questo passo in avanti e rendere davvero questo partito un po' meno, come dire, almeno nell'apparenza, oligarchico. L'analisi che ha fatto Matteo è perfetta dal punto di vista dei grandi risultati che abbiamo ottenuto sui territori. Noi siamo a sud e, come spesso capita, talvolta veniamo anche un po' dimenticati. Nelle chat private ci siamo complimentati in questi ultimi giorni, però io vorrei segnalare il grande risultato che abbiamo ottenuto a Caserta, non è stato evidenziato da Matteo. Il 6,4% con 25 liste in campo e con molti amici nostri candidati anche nelle altre liste. L'unica città, capoluogo di provincia, nel quale abbiamo presentato con orgoglio il simbolo d'Italia Viva. E quindi, per il grande lavoro che è stato fatto dai 32 candidati e dal gruppo dirigente, dai due coordinatori, pensavo opportuno, diciamo, questa segnalazione, che va insieme a tanti altri successi che sono stati registrati in Campania. Ricordo la vittoria che è stata anche segnalata da Ettore a Castelvenere con oltre l'80%, ma in provincia di Caserta abbiamo eletto oltre 25 consiglieri comunali. Entreremo in moltissime giunte, qualcuno sarà vice sindaco, insomma, diciamo, c'è un grande fermento, una grande voglia di fare. A Napoli è stato un grande successo che non leggerei solo per il grandissimo e entusiasmante successo di Anna Maria, ma leggerei anche per il progetto politico che abbiamo messo in campo, un progetto che mette insieme tutte le forze riformiste per guardare avanti. La vittoria e il grande successo di Calenda ci indica la direzione. Noi dobbiamo fare in modo di metterci insieme alle altre forze riformiste di questo paese. Matteo ha una visione unica, è davvero l'uomo che dice qualcosa di più in politica nella nostra, nel, in questo paese, ma dobbiamo accompagnarlo con una struttura organizzativa un po' più democratica, lasciatemelo dire. Io sento questa. Vengo un po' dalla storia della Democrazia Cristiana, movimenti giovanili. Penso che noi dobbiamo fare questo passo in avanti per davvero superare quella difficoltà di penetrazione sui territori. Dobbiamo avere in ogni comune il nostro rappresentante, dobbiamo avere in ogni provincia i nostri coordinatori provinciali, magari democraticamente eletti, e in questo modo sono convinto che nell'arco di pochi mesi riusciremo a sfondare quel livello psicologico del 10% in molte realtà. Io ci credo e davvero lavoriamoci tutti quanti insieme. Spero che la prossima assemblea, io sono qui a Colonia, ci sono migliaia di persone, qualcuno anche senza mascherina, è anche arrivato il momento di fare le assemblee di persona. Vediamoci presto a Roma, a Milano, a Napoli magari, a Caserta, anche per festeggiare questi grandi risultati che stiamo facendo, ma vediamoci di persona, perché la politica è anche condivisione, è anche contaminazione e anche guardarsi negli occhi. Grazie a tutti.
Grazie Nicola, buon lavoro a te a Colonia e grazie.